Oggi siamo qui perché abbiamo provato a raccogliere tutto questo materiale, quindi che cos'è il paesaggio contemporaneo dell'area dei Cinque Laghi oggi, e lo stiamo portando per una settimana sul territorio, quindi vogliamo condividere questa raccolta di immagini con i cittadini e gli abitanti che abitano questi luoghi. L'abbiamo organizzato così, nel senso che con noi lavora anche l'ecologo Riccardo Santolini, che sta lavorando specificatamente sui servizi ecosistemici di questo territorio, e noi con lui lavoreremo nelle prossime settimane, diciamo nei prossimi mesi, per preparare il prossimo step che sarà in autunno. Ma questa settimana in cui ci muoviamo tra i territori di Cascinette, di Montalto d'Ora, di Borgofranco, di Ivrea, di Burolo, Chiaverano e Ivrea stessa, stiamo portando le immagini, quindi non ancora, come dire, organizzate secondo una narrazione che guarda già nello specifico ai servizi ecosistemici, ma una narrazione che abbiamo in qualche modo scelto e che in qualche modo organizza tutto il contenuto che abbiamo raccolto fino ad oggi. Allora, l'obiettivo medio è quello di, durante questa settimana, far vedere ai cittadini un po' l'immaginario che ci siamo costruiti noi di questo territorio. Quindi questa è un pochino la rappresentazione che diamo noi, quindi è, come dire, rappresentazione che viene fuori dagli incontri, dai dialoghi col territorio, ma mediata dal nostro sguardo. Quindi un po' il nostro immaginario. E questo immaginario vogliamo che metterlo a confronto con quello dei cittadini, quindi abbiamo chiesto loro di venire a trovarci durante questa settimana, e soprattutto gli abbiamo chiesto di portarci un'immagine che per loro rappresenta un elemento importante di questo territorio. Perché? Perché durante l'estate, quando lavoreremo anche con l'ecologo su questo materiale, potremo anche aggiungere un layer che è quello della percezione di chi abita questi luoghi. E tutto questo verrà organizzato in una nuova narrazione, quindi un nuovo step narrativo, che sarà poi strumento in autunno per un nuovo momento di confronto.